Buongiorno ragazzi, allora procediamo con la cornice dello specchio. In realtà io ho già proceduto stamattina perché tanto la lavorazione era uguale a quella del pezzo precedente, quindi mi sono portato avanti così non ho perso tempo con le storie. Perché in realtà fare le storie fa perdere tonnellate e tonnellate di tempo. Vi faccio vedere a che punto sono. Sono soddisfatto? Insomma, mica tanto. Allora, ho già smorsettato, tagliato, levigato, stuccato dove c'era da stuccare, anche se in realtà era molto poco da stuccare questo, gli altri tre pezzi della cornice. Questi li ho già tagliati a misura, il vecchio biscottone bicolor ancora no, perché devo capire bene dove mi cade, quando mi cade, per raggiungere i 60 e cosa devo aggiungere lì in mezzo sostanzialmente. Allora, siamo ben lontani dall'idea che ho io. Non so esattamente quanto si noti, ma la curva non è proprio, adesso un po' falsa anche la prospettiva, non è, se mettesse a fuoco sarebbe meglio, niente, non va a fuoco, non è proprio meglio così, non è proprio precisissima, però ripeto, come prima prova, poi a seconda di come lo si gira sembra più deformato, no, in realtà non è tanto deformato, la curva c'è, però non è la precisione che voglio, questo è poco ma sicuro. Ripeto, anche questo lavoro è tutto un esperimento, prima volta che faccio questo tipo di lavoro. Non ha assolutamente aiutato il fatto di, anziché curvare un massello intero, curvare tutto un lamellare fatto da me, non calibrato, più l'aggiunta della colla ha fatto in modo che ci fossero delle tolleranze degli spessori. Però questo è quanto. Qualcuno ieri, che evidentemente non segue, non capisce un cazzo, mi ha scritto: io non avrei il coraggio di vendere una roba così imprecisa, infatti io non la sto vendendo, è un lavoro per mia madre, lo ripeto, e proprio perché è per mia madre lo sto usando per sperimentare. Perché l'unica richiesta era una cornice per uno specchio esistente. Ho deciso di sperimentare, a lei va bene non avere una cosa imprecisa, non lo venderei neanch'io se dovessi venderlo, sinceramente, per questo è un esperimento. Ma che cazzo perdo tempo a fare? Comunque, procedo oggi in questo modo. Devo fare le parti lunghe. Le parti lunghe, come vi ho già detto, non saranno tutte listellate, un po' perché è una lavorazione assurda e un po' perché non avrei abbastanza materiale. Devo fare le parti dritte. Farò prima le parti lunghe, cioè quelle verticali, perché, se vi ricordate il disegno, quella misura è fissa ed arbitraria perché è decisa, perché lo specchio è praticamente al centro, mentre quelle orizzontali dipendono da come deciderò di incastrare lo specchio, se il pannello andrà dietro, andrà a filo, andrà davanti, c'erano un po' di considerazioni. Quindi, nonostante non sia un lavoro da vendere su Etsy, penso di procedere comunque. Procedo perché mi accontento di questo genere di risultato, che per me, come prima volta di curvatura, non è affatto male, e comunque è un compromesso. Che certo è che se avessi potuto scegliere avrei preferito curvare direttamente il massello. Ma ci arriviamo, perché entro sera vi faccio vedere qual è il piano successivo, perché grazie a uno di voi posso procedere ulteriormente in maniera più approfondita su questa sperimentazione della curvatura del legno, su un progetto enorme che però richiederà prima un altro pre-progetto per poter fare quello. Ma vi spiego tutto più tardi o direttamente lunedì. Qualcuno mi ha già scritto: anche in legnosamente si sta mettendo a curvare in legno. Sti cazzi, cioè cosa vi devo rispondere? Ho visto le sue storie, mi ricollego al suo discorso. E allora? Qui non è questione di chi copia chi. A parte che io in legnosamente ci sentiamo abbastanza spesso, ci confrontiamo sui progetti e, a essere onesti e sinceri, mi ha parlato della lampada curva che voleva fare e probabilmente mi ha innestato la pulce del curvare legno. E anch'io mi sono ritrovato a curvarlo. Poi, se nello stesso periodo lo fa anche un altro maker, per quanto mi riguarda ben venga. Per voi magari sarà noioso vedere una cosa doppia, che poi doppia non è, perché ognuno lo fa a suo modo, ognuno lo fa in base alla sua esperienza. Invece, per mia opinione personale, lo fa anche un altro, ben venga, ho un mezzo di confronto migliore con qualcuno che sta facendo e sto facendo io. Dobbiamo finirla un po' con queste stronzate da scuola elementare: quello copia quello, fai quello che fa, ognuno fa quel cazzo che vuole, punto e basta. E vorrei chiudere qual discorso, perché come ha detto lui, questi commenti portano solo a una tolleranza zero. Chi rompe le palle viene bannato. Ad ogni modo, io il legno l'ho curvato così così, non sicuramente come lo farà lui, perché per ora solo lui dei due ha la macchina che chiude il vapore, ci siamo comunque già confrontati. Ma vedete, a me queste robe qua da elementari, lui copia te, tu copi lui, state facendo la stessa cosa, rompono proprio cioè mi girano proprio le palle e poi rimango di cattivo umore. Quindi, se non volete uno show all'insieme della bestemmia, smettetela con queste stronzate. Allora, vado avanti, taglio i pezzi lunghi che saranno da sfilare la tavola, piallare a sto giro,
portare a misura almeno le due stecche lunghe da, se non sbaglio, 1,75. Almeno una delle due, perché avendo fatto angoli diversi, devo fare la misura diversa. Vi spiego un po' cosa intendo. Quello andrà tagliato lì, perché questa è più o meno la larghezza totale che deve avere la cornice. Quindi verrà tagliato qua, al di fuori ovviamente dello spettinamento. Questo andrà tagliato verosimilmente uguale, va da sé, che avendo i due lati la stessa altezza, questa stecca avrà una misura, quella stecca ne avrà un'altra. Non penso ci siano problemi, anche perché secondo me una volta aggiuntato sul faggio non si vedrà, qua già non si vede il mille righe, quindi non si vedrà praticamente completamente niente. Qualcuno ieri mi ha chiesto se non ho paura che spancino i lati lunghi, in realtà io conto di mettere dietro i traversi che serviranno anche a fissare il pannello che porterà allo specchio, quindi non dovrebbe spanciare. Conto di usare solo domino e nessuna vite, taglio la tavola. Allora, listelli ricavati dal mio tavolozzo, ma adesso, come mi insegna il mio grillo parlante copione, non è che posso piallarli, portarli a misura e incollarli, perché sennò domani mi trovo le banane. E va bene fare la cornice curva, ma non a banana. Quindi ho dato una prima piallatura di grosso, non sono neanche lontanamente a misura, e già vedete che il listello dalla tavola, anche se la tavola era perfettamente piana, spancia. Quindi esattamente come per quando si mette la colla, come per quando è bello, esattamente come quando si mette la colla, c'è da aspettare. Purtroppo la falegnameria, e metto tra virgolette perché la sto facendo io, c'è anche dai tempi d'attesa. Quindi nel frattempo penso che mi metterò a buttare giù lo schizzo del prossimo progetto e magari passo anche in ufficio a ritirare i pacchi che mi avete inviato. Prima però, le campane confermano che aspettare è una buona idea, direi di fare un Follow Friday, anche se più che un Follow Friday è un Re-Follow Friday, perché Legno Che Passione ha aperto un nuovo profilo come New Legno Che Passione, perché ha perso l'accesso al vecchio profilo, anche lui vittima della tecnologia e dell'assistenza inutile di Instagram. Quindi se lo seguivate prima sul vecchio profilo, tornate a seguirlo su quello nuovo, se non lo seguivate, seguitelo adesso. Follow Friday. Ora, siccome io ho l'attesa, direi benissimo che mi metto a... Cioè, si sta imbarcando, si stanno bombando veramente di brutto, guardate. Guardate come spanciano, figurarsi se le avessi montate così. Dicevo, siccome ho l'attesa mi metto a pensare al prossimo progetto, meglio non pensare ma disegnare, perché ha parecchi tecnicismi, così poi magari ve ne parlo, non vi farò vedere niente, però ve ne parlo quando ho ritirato i pacchi in ufficio che mi avete inviato, perché il prossimo progetto dipende da un pacco che mi è arrivato in ufficio e quello dopo ancora dipende dal progetto che dipende dal pacco che mi è arrivato dopo in ufficio. Ci vediamo un po' più tardi. Allora ragazzi, sono andato avanti nella definizione del prossimo progetto. Non ho definito tutto al 100%, perché man mano che andavo avanti mi sono accorto che in questo progetto... Perché qui c'è della ficcanza. Quindi non ho voluto fare tutto completamente da solo. E soprattutto perché guardando e studiando video di altri, perché io copio, si sa, soprattutto video brasiliani, mi sono accorto che c'è veramente poca roba fatta così in Italia, che non vuol dire che nessuno l'abbia fatto, vuol dire che semplicemente nessuno ci ha fatto dei video, nessuno ne ha parlato, nessuno ha spiegato più di tanto, o almeno così è quello che mi è parso. Quindi ho deciso che la definizione generale l'ho fatta io, la definizione invece più nel dettaglio, sia tecnica che estetica, la facciamo assieme. Settimana prossima, finito sta cornice che mi ha già sfraccato, finita la cornice vediamo di fare quello. Prima di dirvi cos'è però, magari la facciamo in una live, le famose live Twitch progettuali, sempre che
io riesco, faccio in tempo a vedere prima Martina, la ragazza che deve aiutare, che deve aiutarmi a impostare bene tutto il canale Twitch e capire come funziona. Se riesco a vederla la settimana prossima, perché sono pieno di call e impegni, magari facciamo una live su quello tutti assieme, dove ne discutiamo a un orario comodo per tutti. Tanto non è un progetto che ha fretta per iniziare, perché non è una roba che proprio serve, vi ho detto già, è propedeutico al prossimo, però finita la cornice. E voi direte, che però se non ci dici che progetto è, te che sono anche te. Però prima, dato che sono andato a ritirare i pacchi che mi avete inviato, perché sono i pacchi, io me ne aspettavo uno perché mi era stato anticipato da voi, da chi me l'ha regalato scegliendo dalla mia wishlist Amazon, io pensavo che fosse uno perché lui me l'ha anticipato, cos'era. In realtà i pacchi sono due, ma i regali sono ben tre. Quindi mo li apro dal più lontano a invece quello che è proprio il clou del progetto. Partiamo da quello che è il più piccolino, ma è anche il più anonimo, perché dentro in realtà non c'è nessun biglietto, che è strano che non c'è neanche il biglietto di impacchettamento di Amazon. Chiunque tu sia, ti ringrazio. Un tester per i cavi di rete, che mi serve praticamente una settimana sì, una settimana no, perché continuo a spostare roba e cavi di rete e a un giro crimpo tipo 20 cavi e poi mi accorgo che non funziona e ne vado a tentativi. Con questo risolvo. Non so chi tu sia perché non c'è biglietto, ma ti ringrazio. Tanto. Mentre il prossimo pacchetto, quello grosso, quello ciccione, contiene due regali della stessa persona. Hai decisamente esagerato. Cioè bastava quello che mi avevi anticipato via messaggi privati. Non c'era bisogno di regalarmi tutta sta roba. Però ti ringrazio. Il primo dei due è questo. Si vede che mi ha visto come un idiota quando alzo la fresa o quando faccio i tagli ciechi alla squadratrice e prendere le misure con la squadretta. E allora ha detto... Questo è cretino. E allora, Samuele, ti ringrazio, mi serviva proprio. Devo solo imparare a usarlo adesso perché non l'ho mai usato in vita mia. Ma il secondo è ancora meglio perché vuol dire proprio che è in tema lui. Il secondo è lo Steam Force della Wagner, che è la macchinetta che fa il vapore uguale a quella di Legnosamente. Hai visto che bello? Siamo carini, siamo come i gemellini, abbiamo la stessa macchinetta, pieghiamo il legno tutte e due. A parte le cazzate, Samuele. Io non so se questo è un regalo, una sfida o una punizione, perché vuol dire che adesso mi devo mettere a piegare il legno veramente, non come i barboni. E per piegare il legno seriamente con una macchina seria bisogna per forza fare la Steam Box, che per chi non lo sapesse è quel tubo, rettangolo, quello che volete voi, e non iniziate a mandarmi tonnellate di messaggi perché ho già visto tutti i video brasiliani all'occorrenza. Per mantenere dentro il vapore, mettere dentro i pezzi di legno, temperatura, tempi, cazzi e mazzi, e poi curvarli. Quindi quello è il prossimo progetto, in previsione poi di realizzare un mobile curvo. Quindi, settimana prossima, levata dalle palle sta fregnaccia, passiamo subito allo Steam Box. Primo progetto da definire meglio tutti assieme, perché ve lo dico subito, non ho in mente una roba classica. L'abbiamo visti tutti, no? Sono dei tubi di metallo, c'hanno dentro i fili, c'hanno in realtà... Io ho in mente una roba un po' più ficcantella, se mi passate il termine. Soprattutto non posso poi avere in giro una roba qua per il laboratorio, per cui ci sono le idee. E direi che a questo punto è d'obbligo ringraziare Samuele, perché direi che forse per la prima volta da quando ho fatto la wishlist e voi avete sorprendentemente iniziato a mandarmi roba, questo in particolare, dato che nasce progetto appositamente per questo regalo, è un progetto fatto e finito che potremmo definire sponsorizzato da Bohero, che è Samuele. Quindi, cioè, per una volta, anziché essere sponsorizzato da detersivi o roba varia, che poi io sono solo i detersivi ho beccato, questa volta è sponsorizzato da uno di voi, che è figa come cosa. Perché ci sta, devo dire che secondo me ci sta. Allora, che dire? Per favore, vi prego, vi scongiuro, non iniziate a mandarmi 400.000 messaggi con informazioni, suggerimenti, cazzi, mazzi, datteri, mal tagliati, sulla Steam Box, come realizzarla, qual è la temperatura, quanto tempo deve stare il legno e tutto. Aspettiamo di iniziare il progetto. Abbiamo ancora questa rottura di scatole tra i maroni, ancora per almeno due giorni, lunedì e martedì, per forza. Non fraintendetemi, a me i vostri messaggi e la vostra partecipazione fa molto piacere, e se anche io abitualmente penso e disegno 5-6 progetti alla volta, portarli sullo show, parlarne, rispondervi su 5-6 progetti alla volta,
mi diventa impossibile perché non posso, cioè perché poi non è che leggo il messaggio e dico ah vabbè, leggo il messaggio e penso a quello che dite e non posso mettere la testa così nel dettaglio su altri progetti. Sto ancora facendo questo, anche perché se andate avanti così arriviamo a fine anno che non ho proprio più capelli, perché già ora i messaggi sono una tonnellata ed è complicato stare dietro a tutti, veramente complicato. Questo qua sembra non si sia deformato ulteriormente da un paio d'ore fa, ma direi che attendere per attendere, aspettiamo lunedì. Così almeno poi un paio di giorni e lo chiudiamo, sempre che io recuperi lo specchio da casa di mia madre. Allora, domani invece, insieme a l'amico di casa, il Ross e Big Rocket Mario, andiamo al metà dei. Questa è la macchinata, loro tre sono gli unici che hanno approfittato, o meglio, che per percorsi e strada sono riusciti ad approfittare della mia offerta di un'auto per andare, a loro rischio e pericolo perché guido io e non sanno come io guidi, però questo è quanto. Per quanto mi sarà possibile, per chiunque non è potuto venire, non può aggregarsi, domani cerco di farvi più o meno, all'incirca quasi, se ci riesco, una sorta di reportage in diretta dell'evento attraverso le stories e magari se c'è un momento libero, perché gli allestitori sono veramente tanti e ce ne sono alcuni su cui mi piacerebbe molto mettere le mani, non lo nego, domani vado un po' a fare la escort, quelli da addescamento, cioè, per cui magari, cioè, chi lo sa, non detersi, però qualcosa di più ficcante per i progetti. Ad ogni modo, se riesco e magari se un attimo libero facciamo anche una live in diretta dall'evento, 5 minuti magari così, non lo so, o una live dalla macchina, tanto non è che devo tenere il cellulare. Ad ogni modo, questa sera chiudo qua, giornata lofia, ma se fossi stato intelligente avrei tagliato questi ieri sera, così oggi era una posta e si poteva piallare, ma non sono intelligente. Ora vi saluto, vado a vedere se questo va bene anche per la pulizia del viso, aprendo i pori, o se oltre ad aprire i pori mi curva anche la faccia. Vi saluto ragazzi, direi che vado a fare una birra e ci vediamo domani. Ah, grillo parlante legnosamente ha detto che c'è anche lui alla fiera domani. Io... finché non vedo, non credo.